Buonasera, un pregiudicato Saramedo ed un cinese sono stati denunciati dalla polizia postale di Imperia. Gli agenti li hanno trovati in possesso dei cellulari di Manuel Crusco, morto in un incidente stradale nel capoluogo, e della sua fidanzata che era rimasta ferita nello stesso incidente. I telefonini erano spariti dal luogo della tragedia. Vediamo. Manuel Crusco, 19 anni, di Armaditaggio, è morto nel giugno scorso in un incidente stradale avvenuto in Imperia, in località Garbella, nel quale era rimasta gravemente ferita anche la sua fidanzata di 17 anni. Un episodio grave e triste che però non ha scoraggiato l'azione di malviventi che hanno sottratto i cellulari dei due giovani dal luogo dell'incidente, aggiungendo altra tristezza al dramma. Immediata la denuncia alla polizia postale e l'avvio di indagini che hanno portato ora alla denuncia di un pregiudicato di 45 anni di Sanremo e di un cinese di 33 anni, titolare di un negozio di riparazione e vendita di telefonini. Gli agenti della polizia postale specializzati in indagini informatiche sono riusciti a rintracciare il segnale dei due telefoni, alla fine a risalire prima al sanremese e poi al cinese che lo aveva aiutato a sbloccare uno dei telefonini. Il sanremese denunciato ha dichiarato alla polizia di aver trovato i telefonini nei pressi del campo di atletica del Prino sotto un guardrail. I poliziotti imperiesi hanno però contestato loro anche il tentativo di manomettere i telefonini per sbloccarli e poterli ancora utilizzare. E torniamo a parlare di maltempo. Il paese di Arezzo è uno dei simboli del maltempo dei giorni scorsi, con gravi danni subiti soprattutto nella propria frazione di Lavina. Proprio da Arezzo però oggi è venuta una buona notizia: i bambini sono tornati sui banchi di scuola. A confermarla è stato il sindaco Renato Adorno. Sentiamo. Signor Sindaco, sono giornate difficili per Arezzo, però ci giunge una bella notizia che riguarda i bambini, è così? Sì, grazie a uno sforzo di tutti i docenti che sono qua sul territorio comunale. Voi, chi si è dovuto fermare in quanto non è possibile raggiungere, non abbiamo strade per uscire dal paese, voi per professori vicini che attraversano il bosco a loro rischio e pericolo per riuscire a arrivare a Arezzo, abbiamo aperto la scuola. La scuola fa che per le medie che per le superiori. Tramite i registri elettronici, i professori qua a Arezzo vedono che cosa i docenti nei vari istituti hanno fatto e glielo rispiegano, gli fanno fare i compiti, insomma, li tengono in allenamento. Bene, oltre a questa bella notizia, com'è la situazione a Arezzo e gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza? Allora, in questo momento si sta lavorando soltanto di giorno per ovvi motivi, in quanto di notte non si riesce a vedere il fronte della frana. Si sta lavorando per sgombrare la sede stradale che una volta poi messa in sicurezza, ci auspichiamo che la provincia ci dia la possibilità di riutilizzarla per ridare un po' di libertà e di mettere di nuovo in funzione tutte quelle che sono le attività che finora non abbiamo mai parlato, ma sia le attività commerciali che le attività agricole che sono presenti sul territorio. Questo incomincerebbe a essere un inizio di un ritorno alla normalità. Naturalmente ci sono tutti i lavori di messa in sicurezza di tutto il territorio che spero la Regione ci dia la possibilità e il Governo centrale con lo stato di calamità ci dia la possibilità di metterli, in quanto non è possibile pensare che da un giorno all'altro ci possa ripiovere addosso quello che è successo giovedì scorso. Oltre ai problemi enormi causati dall'alluvione, ci sono località che ora devono lottare anche con la burocrazia a causa della loro collocazione a cavallo tra Liguria e Piemonte. È il caso di Piaggia, nel comune di Brigalta, località isolata ed evacuata. Nei nostri microfoni il sindaco Ivo Alberti. Sindaco Alberti, la situazione di Piaggia qual è? È disastrosa, nel senso che noi abbiamo una frana che incombe sull'abitato, non è ancora ferma, cioè si sta muovendo, è monitorata, però la perizia geologica non è delle migliori, cioè le case sono in pericolo e infatti abbiamo evacuato la frazione ieri, giusto ieri. Tutti si chiedono quanto tempo ci vorrà per riaprire. Guardi, il problema è questo: Piaggia ha due viabilità, aveva due viabilità, una dalla provincia di Cuneo e l'altra dalla provincia di Imperia con l'SP97.
La più veloce sarebbe quella della provincia di Imperia. Non so quanto sia pensabile ripristinarla vista la gravità della frana di Monesino, cioè di Monesimo Mendatica. L'altra è della provincia di Cuneo, che purtroppo questa strada è già gestita in condizioni normali in convenzione tra le due province. Io spero che non ci siano difficoltà burocratiche e che la ditta che già sta avanzando verso le due frazioni non si debba fermare a confine di provincia. Sindaco, un appello alla Comunità Economica Europea o comunque agli enti istituzionali perché vi aiutino. Io mi appello a chi è che ci può aiutare, chi è che ci deve aiutare, perché questi presidi del territorio sono importanti sia economicamente per la vallata sia per le persone che ci vivono e non bisogna perdere questi paesi. Gravi danni anche nel territorio comunale di Mendatica, soprattutto nella sua frazione di Monesi. Sentiamo gli aggiornamenti dal consigliere comunale Paolo Ramella, che parla anche del futuro e di come aiutare la microeconomia delle zone colpite. Proseguono i vostri sopralluoghi sul territorio. Consigliere Ramella, com'è la situazione a Mendatica? Indubbiamente la situazione di tutto il territorio è una situazione drammatica. È una situazione drammatica perché abbiamo visto nel giro di poco tempo andare in fumo proprio quelle zone di territorio a cui erano legate le nostre speranze anche di recupero e proprio di presidio del territorio. Possiamo però nel male essere soddisfatti di non avere avuto dei danni alle persone. Questo è l'elemento fondamentale, che è stato l'elemento prioritario sia per la prefettura che per i comuni interessati di mettere in sicurezza le persone, di evacuare le poche persone che erano sul territorio. Chiaramente la zona di Monesi, la zona del Monte Saccarello, è una zona estremamente disastrata. Bisognerà proseguire con le indagini, verificare esattamente le dinamiche di questo movimento che non ha precedenti, per poter andare a intervenire sulla sicurezza e anche eventualmente per ricreare quelle condizioni di agibilità, quindi è importante ricostruire una viabilità, ridare possibilità di fruire a questo territorio, e che è importante la presenza, anche perché la presenza dell'uomo vuol dire presidio del territorio e quindi anche evitare danni successivi. Per il futuro sarà importante stare vicino a questi territori e aiutare anche la microeconomia. Questo qua è fondamentale. Chiaramente siamo ancora nella fase dell'emergenza, siamo ancora nella fase dell'indagine, siamo ancora nella fase di messa in sicurezza, però bisognerà che l'attenzione che c'è in questi giorni non cali, perché è fondamentale rimettere assieme quella microeconomia fatta anche sia a livello agricolo che a livello turistico, di bed and breakfast, di piccole iniziative, di ristorantini che stavano iniziando la loro attività, devono essere recuperati, perché soltanto con questa presenza e quindi anche con la presenza del turismo si può governare un territorio così importante, così bello. Io devo anche dire una cosa, che gli interventi che sono stati fatti in precedenza, cioè il Comune di Mendatica è sempre stato soggetto al movimento franoso, hanno dato forse dei risultati, per cui se si lavora con serietà il territorio è mantenibile. Ad esempio i dreni sifone che sono stati fatti recentemente, che erano anche all'avanguardia, che hanno retto alla prova per il momento la parte più grave della frana, della paleofrana di Mendatica, è rimasta ferma nonostante le precipitazioni abbondanti e nonostante attorno tutto il territorio si sia sconvolto. Chiaramente ci sono delle frane importanti, ci sono dei danni anche nel paese di Mendatica, che stiamo ora con le somme urgenze cercando di risolvere, soprattutto puntando alla sicurezza delle persone.
Danni per il maltempo anche nel comune di Pornassio, in particolare alla struttura della cooperativa Il Faggio, presente nella frazione di Nava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e del comando d'Imperia, che hanno provveduto allo sgombero dei materiali franati sulla strada di accesso alla struttura. Contemporaneamente è stata anche effettuata una verifica delle condizioni del versante. In solidarietà del Consorzio Riviera dei Fiori ad Emilio Manfredi, titolare della farmacia di Garessio, duramente colpita dall'esondazione del Tanaro, la decisione di devolvere un contributo alla collega è scaturita nel corso dei lavori del congresso svoltosi domenica al Casinò di Sanremo ed incentrato sul nuovo ruolo delle farmacie e del farmacista e sulle delicate sfide della globalizzazione. All'unanimità i farmacisti, un centinaio provenienti da Liguria e Piemonte, hanno deciso di esprimere solidarietà e vicinanza alla collega di Garessio anche con un aiuto concreto. E come valutare il rischio idrogeologico e come progettare gli interventi per mitigarlo anche attraverso la semplificazione normativa e burocratica. Di questo si parlerà domani a partire dalle 9 a Palazzo Ducale a Genova, in occasione del convegno Progettare l'assesto idrogeologico. All'incontro interverranno tra gli altri l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone ed Erasmo De Angelis, coordinatore dell'unità missione di Palazzo Chigi Italia Sicura. E per garantire i collegamenti con bus di linea delle nuove stazioni ferroviarie di Imperia e di Ano Marina, la Regione ha stanziato 100.000 euro. La decisione è stata comunicata ieri sera nel corso dell'ennesimo incontro in prefettura ad Imperia fra le parti interessate. Sentiamo. La Regione ha deliberato uno stanziamento eccezionale, una tantum di 100.000 euro di risorse proprie, quindi senza fare ricorso al Fondo Regionale dei Trasporti, per avviare in via sperimentale il servizio di collegamento con bus di linea per le nuove stazioni ferroviarie di Imperia e del Golfo di Anese. Lo ha comunicato l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino ieri sera nel corso dell'ennesima riunione in prefettura Imperia fra le parti interessate. Berrino ha spiegato che il servizio sarà effettuato con bus della Riviera Trasporti per andare incontro alle richieste di spostamento da e per il centro delle due località, in particolare nelle ore di punta, in concomitanza soprattutto con le entrate e le uscite degli studenti. Sarà un progetto sperimentale che quindi sarà monitorato per essere eventualmente modificato e tarato sulle reali esigenze dell'utenza, con particolare riferimento ai 450 studenti delle scuole di Porto Maurizio. Intanto è stato demolito il cavalcavia ferroviario di via Campodonico e di Ano Marina. L'intervento consentirà di migliorare la viabilità verso la nuova stazione ferroviaria del Golfo di Anese. Sentiamo. È stato abbattuto nei giorni scorsi il cavalcavia ferroviario di via Campodonico a Ano Marina, che causava un significativo restringimento della carreggiata stradale. L'intervento era stato chiesto alle ferrovie dall'amministrazione comunale di Anese per consentire di migliorare la viabilità verso la nuova stazione unica del Golfo. Se non ci saranno intoppi, la nuova viabilità dovrebbe essere pronta entro il fine settimana. L'intervento è costato 88.000 euro e la cifra è stata stanziata da RFI su richiesta del comune di Ano Marina e consentirà di eliminare la strozzatura che impediva la piena fruizione della strada, soprattutto da parte degli autobus. Nell'ambito dei lavori sono previste anche opere di rifinitura e messe in sicurezza della zona vicina al torrente San Pietro. Nuova riunione domani sera per il Consiglio Comunale di Andorra. Tra i vari punti all'ordine del giorno anche una variazione di bilancio di previsione. La seduta integrale della SIS sarà trasmessa sul canale 16 di Imperia TV giovedì sera alle 21.30. I servizi. Si terrà domani sera la nuova riunione del Consiglio Comunale di Andorra con inizio alle ore 21. Numerosi punti all'ordine del giorno sui quali l'assise sarà chiamata ad esprimersi. Tra questi il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2017-2019. Poi la variazione al bilancio di previsione 2016, il riconoscimento di debiti fuori bilancio, l'atto di indirizzo per la modifica di convenzione per ristrutturazione edilizia in via Merula. Il Consiglio Comunale prevede poi le discussioni anche sulle modifiche al regolamento per lo stanziamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andorra, l'atto di indirizzo per la modifica dello statuto di AMA SRL e la conferma delle tariffe per l'anno 2016. La seduta integrale dell'assise sarà trasmessa sul canale 16 di Imperia TV giovedì sera alle ore 21.30 anziché, come di consueto, alle ore 21. Il Consiglio Comunale di Imperia tornerà a riunirsi anche martedì 20 dicembre
per una seduta monotematica dedicata all'ingresso nel capoluogo della società Consortile Riveracqua. A sollecitare la seduta sono stati i gruppi di opposizione di Imperia Bene Comune ed Imperia Cambia, che chiedono all'amministrazione comunale di entrare prima possibile a far parte della società pubblica per la gestione del ciclo delle acque della provincia di Imperia. Secondo gli esponenti di minoranza non si può condizionare l'ingresso nella società alla liquidazione di Amat, come invece vorrebbe fare il sindaco Carlo Capacci. La cronaca: è stata condannata in primo grado a 5 anni di reclusione Marta Vincenzi, ex sindaco di Genova. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio plurimo, disastro colposo plurimo e falso per i fatti legati all'alluvione 2011, particolari nei servizi. Marta Vincenzi, ex sindaco di Genova, è stata condannata in primo grado a 5 anni di reclusione per l'alluvione del 2011. La pubblica accusa aveva chiesto 6 anni ed un mese. La Vincenzi era accusata di omicidio plurimo, disastro colposo plurimo, falso e calunnia. Per quest'ultima accusa è stata assolta. Nella stessa udienza è stato condannato a 4 anni e 9 mesi l'ex assessore Francesco Scidone per omicidio plurimo, disastro colposo e falso ideologico. Condannato a 4 anni e 5 mesi Gianfranco Del Ponte, 1 anno e 4 mesi per Pierpaolo Ca e 1 anno per Sandro Gambelli. Si tratta di ex dirigenti del comune. È stato invece assolto l'ex coordinatore dei volontari della Protezione Civile, Roberto Gabutti, che era stato accusato solo di falso e calunnia. Il comune di Genova dovrà ora pagare risarcimenti per oltre 2 milioni di euro ai parenti delle vittime. Arrestato dalla polizia per tentato omicidio ai danni di uno straniero e finite manette e condotto in carcere ad Imperia, un tunisino di 39 anni residente a Sanremo, dove vive con la moglie italiana. Lo straniero è stato intercettato dalla polizia di frontiera francese a bordo di un treno nei pressi della stazione di Mentone e dopo gli accertamenti del caso si è scoperto che a suo carico pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Imperia pochi giorni fa per aver tentato di uccidere con un lungo coltello un tunisino a Sanremo perché non aveva voluto o potuto soddisfare la sua richiesta di sostanze stupefacenti. Tratti in arresto nella giornata di ieri altri due stranieri, una nigeriana di 23 anni, sempre con documenti falsi, processata per direttissima, è stata rilasciata e successivamente accompagnata all'hotspot di Taranto, ed un rumeno di 26 anni in Italia senza fissa dimora. Lo straniero a bordo di un pullman proveniente da Firenze diretto a Madrid era anche lui in possesso di documenti falsi. E a suo carico vi era un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nel 2012 dal Tribunale di Roma per rapina impropria. Lo straniero è stato condotto anche lui nel carcere di Imperia. Prima udienza oggi al Tribunale di Torino per il processo di appello sulla presunta truffa nella costruzione del porto turistico di Imperia, dopo che il primo grado aveva assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Quella di stamani è stata un'udienza tecnica e il Tribunale si è aggiornato al 1 dicembre per la seconda udienza, nella quale si saprà se verranno ammessi nuovi testimoni, così come richiesto dall'accusa, per far luce sui lavori di costruzione dell'autorimessa del porto. Ed è stato individuato e denunciato dalla polizia l'imperiese di 23 anni, responsabile del danneggiamento di arredo urbano di via 20 settembre. Il giovane non nuovo a gesti di questo genere, lo scorso 20 novembre ha sradicato un albero di ulivo ed ha spostato un pesante cono in cemento trascinandolo fino alla sede stradale ed impedendo di fatto il transito dei veicoli. Ad inchiodarlo sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona. Le accuse a suo carico sono di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico esercizio. Giovedì presso il distretto sanitario di Ventimiglia, via Basso numero 4, saranno chiusi al pubblico gli sportelli CUPA per prenotazioni, esami e visite, l'anagrafe sanitaria per iscrizione e cambio medico e il centro prelievi. La chiusura è stata disposta per lavori straordinari di riorganizzazione delle attività della sede. La riapertura è prevista già nella giornata di venerdì. Ora facciamo una breve pausa per la seconda parte del giornale. We'll be right back.
Diamo voce al silenzio, questo titolo è una serata organizzata ad Imperia dallo Zonta Club in occasione delle iniziative della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. All'appuntamento nella biblioteca civica sono intervenuti anche una criminologa ed una psicoterapeuta. I servizi. Buonasera, sono Renata Vallò, presidente Zonta Club Imperia. Oggi 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ci trova riuniti qui alla Biblioteca Civica di Imperia per una serata di sensibilizzazione a questa grossa piaga molto difficile da debellare. Vorrei ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare questa serata, che ci ha, per averci illuminato la fontana di Piazza Dante di arancione, il colore della violenza. Grazie, buona serata e passo la parola alle relatrici. Ho piacere di partecipare a questa serata delle donne per le donne. Ovviamente partecipo non solo come professionista ma anche come donna, perché è un argomento che mi tocca particolarmente da vicino, essendo appunto il mio vissuto femminile, e ho cercato di creare un intervento che possa in un qualche modo dare una, come dire, un contributo concreto alle persone che parteciperanno. Questa sera ci ritroviamo alla Biblioteca Civica di Imperia per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Io in particolare mi trovo qui per parlare della mia tesi di laurea che ho effettuato presso la Università di Glasgow sul tema della rappresentazione dei femminicidi nei giornali italiani. Quindi parlerò in particolare di come i giornali colpevolizzano la vittima e diciamo danno delle giustificazioni al loro assassino. La serata vede anche la partecipazione del liceo Amoretti, in particolare dei ragazzi delle scienze umane, che prenderanno parte a questo importante evento con un video realizzato appunto da una seconda che ha ricevuto un importante premio legato appunto alla violenza contro le donne. E per noi è un'occasione importante perché fa parte appunto del percorso di studi, e quindi questo, io mi trovo coinvolta in questa iniziativa sia come socia Zonta che come insegnante appunto di questo liceo, e per me è veramente un grande onore. Sì, siamo qui nella Biblioteca Civica della città di Imperia nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e come città di Imperia, come assessorato alle pari opportunità, sono particolarmente contenta di partecipare a queste iniziative che sono numerose in questo periodo sia nel nostro territorio comunale che devo dire in tutto il territorio nazionale e anche internazionale. Iniziative che volte a sensibilizzare e a dare una grande informazione su questo fenomeno appunto della violenza di genere, questo femminicidio che purtroppo la cronaca quotidianamente ci ricorda essere un fenomeno estremamente ancora presente e pesante nella nostra società. Un nuovo appuntamento dello Zonta Club per una tematica attualissima, quella della violenza alle donne. Dunque era un dovere partecipare, innanzitutto per la solidarietà e poi anche perché ritengo di avere dato un modesto contributo in questa provincia realizzando il centro antiviolenza, che rimane uno dei punti più qualificanti a mio avviso dell'amministrazione provinciale di un certo periodo. Dunque doverosamente questa sera la presenza a testimoniare quanto testé detto. Ieri pomeriggio a Palazzo Bellevue a Sanremo, nell'ambito dei corsi promossi dall'Uni3 sull'argomento medicina e dermatologia, è intervenuto quale relatore il professor Giuseppe Cannata. Al centro della sua relazione il medico, novità scientifiche e pazienti. Sentiamo. Professore, parliamo subito di queste novità in campo della medicina. Esattamente, oggi il tema è sull'aggiornamento continuo del medico e nello specifico dal progetto realizzato insieme all'ASL Unimperiese, che ha accettato lo scorso anno, di un aggiornamento continuo su progetto di ogni a cui può partecipare qualsiasi medico dell'ASL, e questi progetti verranno effettuati a Houston, Texas, nel Texas Medical Center.
Diciamo che fino ad oggi due progetti sono stati portati a termine, che sono uno il mio e il secondo è quello della dottoressa Orsi, ginecologo, e poi c'è in procinto di partire il chirurgo generale di Sanremo, professor Di Paolo Saverio, che andrà il prossimo anno. Altri due progetti stanno in stand-by, ma quello che è importante è che ci sia uno stimolo per i medici giovani e meno giovani ad andare ad aggiornarsi in centri all'avanguardia e poi portare le tecniche che apprendono qui nella nostra provincia a tutto beneficio dei nostri assistiti. Teniamo conto che la Liguria è la regione più vecchia d'Italia, probabilmente anche perché qui le persone col clima mite, l'ambiente adeguato vanno avanti negli anni. Allora noi dobbiamo essere pronti per curare queste persone anche negli anni che passano. Ed è stato inaugurato a Calice al Cornoviglio, nello Spezzino, il restauro del castello di Madrignano. La cerimonia erano presenti il ministro dei beni e alle attività culturali Dario Franceschini e l'assessore alla cultura della regione Liguria Ilaria Cavo. Ha detto bene il sindaco, si realizza un sogno per questo comune, essere riuscito a ripristinare dopo mezzo secolo, oltre mezzo secolo, questo castello. Io credo che sia un bellissimo segnale ed è un lavoro, una ristrutturazione in cui Regione Liguria ha concorso ed è stata direi determinante, perché ha concorso con i fondi CIP, con i fondi del FESR e anche con proprio bilancio regionale. Quindi è un'operazione in cui Regione Liguria ha creduto e che è frutto di un lavoro di squadra, di un comune che ha fatto tutti gli sforzi possibili, forse al di là delle possibilità, e di un ministero che ovviamente ha completato l'operazione, e anche la presenza del ministro qui oggi chiaramente l'ha consolidata. Io credo che sia adesso importante, fatto il contenitore, attivarci e fare in modo, con la stessa sinergia, perché poi si sviluppi un bel contenuto all'interno, quindi bene il museo al pian terreno di fatto, bene la necropoli i cui resti arriveranno qua, e secondo me bisogna aprirla il più possibile alle scuole e vitalizzarla con cultura, dicevo, che fa cultura. Io mi sono permessa di dare al ministro oggi l'elenco delle attività teatrali, per esempio, che abbiamo attivato e sostenuto come regione nei luoghi, diciamo, archeologici e patrimonio archeologico di questa regione. Pensiamo a l'Uni, ma non soltanto l'Uni, perché altri progetti sono in campo. È chiaro che anche questo può essere un punto di riferimento, visto che di resti archeologici si tratta. È chiaro che se anche il Ministero dovesse sposare il progetto, diciamo, degli spettacoli teatrali all'interno dei siti archeologici, allora a questo punto potremmo ragionare con più risorse e con una rete fatta su tutto il territorio ligure. Di sicuro abbiamo confermato l'impegno su l'Uni, la voglia di rivitalizzare l'Uni, visto che siamo in questa zona, in questa provincia. È stato giusto riferire al Ministro quanta sinergia c'è stata tra Regione Liguria e Sovrintendenza e quanta, diciamo, energie vogliamo ancora spendere in questo senso, con questa collaborazione. Intanto è un bellissimo recupero di un bene che sembrava destinato al crollo, all'abbandono. È un bel restauro, una collaborazione tra istituzioni e poi anche un simbolo, appunto, di un'Italia, è sbagliato definirla minore, ma fatta di bellezze straordinarie che richiamerebbero migliaia di turisti in un altro paese e che da noi invece non riescono ad attrarre i flussi di turismo internazionale. Noi vogliamo che il turismo internazionale non vada solo a Venezia, Firenze e Roma, ma che davvero raggiunga i luoghi più belli d'Italia, anche se meno conosciuti, come Madrignano. Il 3 e 4 dicembre alla piscina comunale di Imperia tornano giochi e follie. L'ingresso sarà ad offerta libera e l'incasso sarà devoluto alle zone terremotate del centro Italia. Ai nostri microfoni l'organizzatore Iari Alasso di Odeventi. Giochi e follie in piscina il 3 e il 4 dicembre presso la piscina comunale Felice Cascione, sabato 3 alle ore 21, domenica 4 alle 19.30, una manifestazione ideata secondo i principi di quella di 4 anni fa, quando comunque il sisma di Finale Emilia, con l'epicentro di Finale Emilia, aveva devastato la zona romagnola. Avevamo adottato un liceo di Finale Emilia che si chiama Morando Morandi, ed in una sera avevamo fatto un'importante raccolta fondi. Quest'anno vogliamo ripetere per il terremoto del centro Italia. La beneficenza andrà nelle Marche, più precisamente nella provincia di Macerata, a Fiastra, dove la scuola elementare Ugo Betti è stata ovviamente devastata dal terremoto, dalle scosse di agosto e di ottobre. E il preside
il dottor Maurizio Cavallaro ci ha autorizzato a utilizzare loro come beneficiari, ci ha mandato tanto di lettere di ringraziamento e i giochi vedranno le due serate ingresso ad offerta libera proprio pro Istituto Comprensorio Ugo Betti di Fiastra, Camerino e Serravalle. I giochi vedranno circa 120 partecipanti sfidarsi su 10 sfide appunto in vasca e dopodomani, quindi esattamente il primo dicembre, che ha due significati. Il primo dicembre è la data 4 anni dopo la riedizione dei giochi pro Finale Emilia e il secondo punto è un modo festeggiare diciamo questo primo dicembre all'Avalon Pub in questa birreria, è un modo per ricordare anche l'origine goliardica dei giochi che erano iniziati come battaglia in piscina. Ci aspettiamo una partecipazione numerosa di tutta la cittadinanza affinché la raccolta di questi due giorni abbia un senso. E siamo all'angolo di Daniele Lacorte, oggi Daniele ci parla di povertà e delle ultime notizie che riguardano la Poelcan. La povertà fa paura, il mondo è sempre più povero e l'Italia non è da meno. Nel 2015, riferiscono i dati Istat, le famiglie in condizioni di povertà assoluta erano 1.582.000. Le singole persone non abbienti 4.598.000. Numeri che spaventano, che mettono in risalto una crisi senza precedenti. Il livello di povertà è altissimo, cresce in maniera esponenziale la povertà nelle famiglie numerose. Si parla di povertà assoluta, tre nuclei familiari composti da 4 persone è cresciuta del 6,7% ed oggi è al 9,5%, ma nel vortice ci sono soprattutto coppie con 2 figli. Status che mette in evidenza una crescita di povertà del 5,9% all'8,6%. Numeri, freddi numeri. Si è parlato e si è concentrata l'attenzione per contrastare il fenomeno sul reddito di inclusione, ma intanto i redditi delle persone normali precipitano mentre triplicano i giovani senza lavoro e in povertà assoluta e sono 1 milione quelli tra i 18 e i 34 anni. Se parliamo poi del Mezzogiorno d'Italia, scopriamo che 4 famiglie su 10 vivono in stato di povertà. Di fronte ad una situazione tanto apocalittica, oggi le cronache ci parlano di nuovo di un tizio che nulla ha a che vedere con la povertà, ma che per i suoi stravizi viveva certamente e voleva farsi passare per povero, ma ricordiamo povero tra virgolette, una povertà momentanea perché non aveva più soldi per droga e belle donne. Mentre le famiglie italiane soffrono per giungere a metà mese, Lapo Elkan, rampollo di casa Fiat, nipote prediletto dell'avvocato, si è inventato un sequestro di persona per chiedere alla sua famiglia 10.000 euro di riscatto. Lo hanno arrestato a New York, poi rilasciato in attesa di essere giudicato da una corte statunitense. Alle famiglie italiane mancano i soldi per comprare pasta e pane, a Lapo per acquistare marijuana e cocaina. E veniamo alle nostre rubriche, gli appuntamenti di Riviera Eventi, l'Autofiori e il Quadro Meteo.
Questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona confine di Stato da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietraligure ed Albenga, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione delle barriere di sicurezza dal 28 novembre al 2 dicembre. Tra Alma di Taggi e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta dal 28 novembre al 4 dicembre. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Alma di Taggi ed Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia dal 28 novembre al 4 dicembre. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione di barriere di sicurezza dal 28 novembre al 2 dicembre. Le previsioni del tempo con ARPAL Meteo Liguria. Domani mercoledì 30 novembre sulla Liguria si mantengono condizioni anticicloniche accompagnate da cielo sereno e limpido su tutta la regione. Passaggio di locali formazioni nuvolosa ponente in serata. Temperature minime in ulteriore calo. Nel pomeriggio ripresa delle temperature massime dello zero termico. Umidità su valori bassi in aumento. Venti fino a moderati settentrionali in attenuazione nelle ore notturne e rotazione dei quadranti meridionali già in tarda mattinata. Il mare sarà poco mosso a levante, a ponente mosso in mattinata e poco mosso nel pomeriggio. Dopodomani, giovedì 1 dicembre, l'instaurarsi di una ventilazione umida meridionale da sud-ovest determina un aumento della nuvolosità nei bassi strati, con addensamenti anche consistenti su centro-levante. Prevalenza di tempo soleggiato sull'estremo ponente. Umidità su valori medio-alti, venti deboli variabili, con prevalenza dei quadranti meridionali. Il mare in aumento fino a mosso su tutte le coste nel corso del pomeriggio. In chiusura vi ricordo anche le stelle di Natale dell'AIL che troverete su tutte le piazze dall'8 all'11 dicembre. L'AIL è l'associazione italiana per la lotta alle leucemie, ai linfomi e ai mieloni. Grazie per essere stati con noi, buona serata.